Ci siamo. Ragazzi, buonasera, bentornati. Siamo di nuovo live su Twitch, questa sera con Disney Infinity 3.0. Il videogioco appunto di Disney Interactive, sviluppato da Avalanche Studios e da un altro gruppo ben nutrito di sviluppatori, tra cui ci sono i Ninja Theory, che sono quelli di Heavenly Sword, DMC Devil May Cry. Come si chiamava? Sì, Slade, sì. Ci sono anche Sumo Digital, che sono gli sviluppatori dell'ultimo Little Big Racing Transformer. Insomma, ci sono davvero tanti tanti sviluppatori che hanno contribuito allo sviluppo del gioco. Il gioco ormai l'abbiamo recensito molto tempo fa. Trovate la recensione sempre sul Tribe. Per l'occasione ci eravamo occupati dello starter pack che includeva questo playset. Adesso ve le faccio vedere anche le statuine. Includeva questo playset che è l'alba del crepuscolo, con al suo interno quali personaggi? Mi sembra questi due. Mi sembra di sì. Con al suo interno questi due personaggi. Poi Disney, li ringrazieremo tantissimo per il supporto che ci hanno dato, ci hanno poi inviato anche un altro personaggio aggiuntivo. Eccolo qui. Poi abbiamo ricevuto tante altre cose sempre da Disney. Abbiamo ricevuto il playset di Inside Out, che ho già finito e devo scrivere la recensione, tra l'altro. Ecco qui, questo è il playset. E adesso faccio anche le statuine. Il playset che al suo interno ha il personaggio di Rabbia, che è bellissimo. Rabbia secondo me è il personaggio più bello, pur nella sua semplicità. Gioia. Eccola qui. E poi, come bonus, Disney ci ha inviato anche Paura. Eccolo qui. Casomai ve lo faccio vedere comunque dopo questo playset, perché il gameplay è un pochino diverso da quelli di Star Wars. Infine, l'ultimo che abbiamo ricevuto è stato il playset, che adesso non ricordo come si chiama in italiano, comunque Rise Against the Empire, che ha la morte nera, vedete, come playset. E al suo interno ci sono i personaggi, se non mi sbaglio sono questi due, se non mi sbaglio, eh. Eccoli qui, e uno, c'è Leila, eccola, poi abbiamo anche Han Solo, questi sono quelli che sempre Disney ci ha inviato come bonus. Han Solo è il bonus offertoci da Disney, e in più, quello che è il più bello di tutto, di tutti i personaggi che ci ha inviato Disney, eccolo qui, Darth Vader, che è spettacolare. Io adesso metterò il playset proprio di Rise Against the Empire. Ecco qui. Insieme contro l'impero, ecco così si chiama. Tra l'altro vi faccio vedere anche un po' il personaggio di Darth Vader nella scatola dei giochi. Andiamo nel lab, così ve lo faccio vedere un po'. Ragazzi, spero che mi sentiate. Fatemi vedere un attimo che. Sì, ok, mi sentite. Ok. È una diretta un pochino così, diciamo, soft, non poco impegnata, diciamo. Comunque il gioco, bene o male, credo che già lo conoscete, però, visto che devo occuparmi dei playset, ho deciso, diciamo, di intrattenermi insieme a voi in diretta. Allora, questo è l'hub scatola dei giochi. Eccolo qui. Tra l'altro questo personaggio non l'ho neanche potenziato. Vedete, l'hub è diviso in 6 parti. Ogni Per trovare un luogo di interesse, segui il parte è sentiero in dedicata a inverno. uno specifico, come dire, una specifica parte del gioco. In questo frangente, ad esempio, c'è tutta la parte dedicata alle sessioni di guida. Poi
Qui infatti che ci sono? Qui c'è... Sì, qui ci sono le varie gare che si possono fare. Ma che vi faccio vedere anche, va. Vediamo cosa, che gara facciamo. Una classica. Comunque, ognuna di queste aree nella scatola del giochi rappresenta a tutti gli effetti un mondo a sé, diciamo così, ecco. Innanzitutto bisogna dire il gioco da cosa è costituito, no? Perché abbiamo tutta la parte dedicata a Play 7, che sono le avventure classiche, e poi ci sono dicevo, poi ci sono c'è appunto, anzi no, non ci sono, c'è appunto la scatola dei giochi che rappresenta un'altra parte del gioco. Questa però non è una vera e propria gara. La scatola del gioco, infatti, cioè diciamo che Disney Infinity è come se fosse due giochi in uno, perché appunto abbiamo i vari playset che bisogna acquistare separatamente, fatta eccezione per quello che è già incluso appunto nello Starter Pack, e c'è poi tutta la parte dedicata alla scatola dei giochi che rappresenta a tutti gli effetti un gioco a sé stante, in quanto permette di al suo interno una serie di livelli costruiti proprio con l'editor del gioco, come questo. Questo qui è stato creato, questo livello che è stato creato dagli sviluppatori utilizzando l'editor. Buono, una serie di livelli non sono niente di particolarmente profondo, però insomma permettono di farsi un'idea generale di quello che il gioco ha da offrire, diciamo. E poi ovviamente c'è tutta la parte dedicata al dietro c'è, vediamo, qui c'è il personaggio con cui parlare. Vabbè, ci devi fare le acrobazie però. E dicevo, c'è tutta la parte dedicata appunto alla scatola dei giochi, a un editor che è profondissimo, ma che è anche abbastanza complicato, devo dire, da padroneggiare. Però una volta padroneggiato, meglio, permette di creare qualcosa di davvero assurdo, tant'è vero che ci sono delle creazioni della community che sono un qualcosa di straordinario, secondo me. Io direi di uscire da questa parte, vediamo se possiamo tornare, se torna al lab. Ci sono delle creazioni incredibili, dopo proviamo anche a vederne una magari. E poi cos'altro c'è da dire sul lab, scatola dei giochi? Beh, ci sono livelli come questi appunto creati, che permettono di farsi un'idea generale di quello che il gioco ha da offrire. Vediamo, ecco qui, siamo tornati. Allora, divisi in sei zone, dicevo. Per trovare un C'è luogo di interesse, questa segui zona il che è sentiero dedicata iniziale. praticamente al... questa è la casa. Sì, è l'appartamento, diciamo. Gli interni, ecco, questa è dedicata agli interni, che il gioco appunto permette di creare, no, creare, sì, creare degli interni e di tenerli collegati ai, diciamo, ai livelli più classici, quindi passare da una stanza all'altra, in questo modo. Poi abbiamo questa parte che è dedicata, se non mi sbaglio, al crafting. Adesso scusate se non mi ricordo tutto, però è da un bel po' che non ci gioco. Ah no, queste sono tutte le parti, tutte le sequenze, diciamo, dedicate agli amici. Poi qui c'è anche qualcuno che solo gioca nascondino, ma direi che deve essere nel caso. Questa è tutta la parte invece dedicata al platform puro, se non sbaglio. Vediamo questo che ha da dire, ma che mi pare fosse così. Sì, questa è tutta la parte dedicata al platform, diciamo. Infatti adesso andiamo a vedere lì, ci sono tutta una serie di livelli dedicati al platform. Cos'è qui?
Questi livelli li trovate appunto in ogni zona, in ognuna delle 6 zone, questi livelli, e sono creati dagli sviluppatori del gioco utilizzando però l'editor. In questo modo il giocatore può farsi innanzitutto un'idea della bontà dell'editor di gioco, perché comunque si tratta di qualcosa di davvero profondo, e poi può permette dicevo, permette di farsi un'idea del gioco, della profondità dell'editor. E poi non ci dimentichiamo che comunque offre qualche ora in più di divertimento e di gioco. In questo caso noi dobbiamo, vedete, sfuggire alla lava. Fa un po' strano vedere il Fener saltellare a destra e a sinistra. Siamo arrivati alla fine. Tra poco passeremo al playset che è un pochino più strutturato, ecco, è un'avventura classica, diciamo. Diciamo che l'idea di Disney secondo me funziona molto bene. Io il gioco infatti l'ho premiato con un bel 85 lo scorso anno. C'è stato, rispetto allo scorso anno, rispetto a Disney Infinity 2.0, un salto qualitativo enorme secondo me, in quanto comunque Disney Infinity 2.0 con i supereroi Marvel presentava dei playset un pochino meh, perché quello di Spider-Man presentava la stessa ambientazione degli Avengers. E comunque il gameplay non funzionava al 100%, diciamo. Mentre cosa che poi hanno un pochino risolto in parte con il playset dei Guardiani della Galassia, che invece secondo me era ben fatto. Però cosa mancava lo scorso anno a Disney Infinity era proprio il playset, nel senso che quello proposto da Disney non era convincente al 100%, non è vero che speravamo appunto che Disney si concentrasse maggiormente su questo aspetto del gioco, che secondo me è fondamentale, perché diciamo, non lo sviluppatore, il giocatore che non è interessato, cioè io metto i panni di un bambino perché il target è quello, no? Aia, no! Mi metto nei panni di un bambino perché il target, no, sono deficiente. Target di riferimento è quello, diciamo, e quindi un bambino credo che piuttosto che creare livelli preferisce appunto giocarsi una bella avventura. E lo scorso anno Disney Infinity 2.0 non lo faceva benissimo, cosa che quest'anno invece con Disney Infinity 3 sono riuscito a fare. Diciamo che Disney Infinity 2.0 non offriva lo scorso anno quel divertimento genuino che può dare uno Skylanders Superchargers. No, uno Skylanders in generale, perché sempre Skylanders offre solo l'avventura, però è un'avventura ben fatta, molto divertente per il pubblico a cui fa riferimento, mentre ecco un bambino lo scorso anno con Disney Infinity 2.0 si trovava un playset che non convinceva al 100% e un editor di livello che era sì potentissimo, ed è potentissimo anche quest'anno, che però non era così facile da approcciare, quindi il bambino che voleva il divertimento istantaneo, diciamo, poteva avere qualche difficoltà lo scorso anno, cosa che quest'anno comunque si era risolto. Allora, qui invece abbiamo Per tutta la trovare un parte luogo d'incontro, dedicata segui il sentiero in evidenza. Alle creazioni della community. Abbiamo ad esempio il cinema, queste sono le scatole dei giochi. Abbiamo ad esempio il cinema dove ci sono le creazioni degli altri utenti.
qui ci sono i playset. Adesso, oh mio, cioè, ok. Sono i vari playset, tra l'altro dovrebbe arrivarci anche. Cerchi una corsa ad alta velocità e piena. Almeno credo Quando una che bacchetta magica finisce in mani scellerate, entro le prossime sarà vero settimane quando dovrebbe all'ordine arrivarci anche il playset dell'expansion dedicato game Decoder, scatola al dei giochi. risveglio della forza. E il prossimo anno poi dovrebbe toccare al playset dedicato ai film Marvel, che è Marvel Battlegrounds. C'è il cinema di Flynn dove ci sono le varie creazioni degli utenti. Adesso andiamo a vedere qualcuno, ma così ci togliamo subito questa parte davanti e poi passiamo ad altro che probabilmente vi interesserà maggiormente. Il tuo mondo accesso è scaricato? Sì, ok. Vediamo un po' se c'è qualche creazione bella. Io da un bel po' che non mi faccio più un giro. Dov'è che si doveva vedere? Qui? No. Ecco, qui dovrebbe essere. Gioca ora. I caricamenti sono un po' lunghi purtroppo. È un problema che la serie si porta dietro da un bel po'. Quanto è bello l'Hulkbuster, spero che Disney ce ne mandi uno assolutamente quando uscirà il playset de dedicato ai personaggi Marvel, perché l'Hulkbuster è davvero figo e dovrebbe essere più o meno grande, se non di più. Grande quanto. Adesso prendiamo. Un altro personaggio così da fare il confronto. Ecco qui, vedete la differenza. Luca era davvero grande. In più Disney ci ha anche mandato Topolino quest'anno. Scorso anno ci mandò Paperino. Quest'anno invece, adesso vi faccio vedere, eccoli Unisciti al lato oscuro e insieme governeremo la galassia. qui. Ecco qui, questo è Paperino e questo è Topolino. Molto bellini tutti e due, devo dire. Va bene. Io ho messo tutti i pupazzi, tutte le statuine in disordine, ma va bene. Cosa vuole? Questo è un playset, no scusa, un playset, è un livello creato dai giocatori di Disney Infinity che l'hanno poi condiviso. Hai L'obiettivo a quanto giocato pare è nella stessa maniera. distruggere questi. Distruggere questi cosi qui. Ok. È un peccato che Lego Dimension non sia ancora uscito in Italia, perché davvero è un altro di quei giochi che mi piacerebbe davvero tanto provare, perché è sì sempre un gioco Toys in a Box, non mi ricordo neanche più come si chiama questo genere. Però comunque i Lego si possono distruggere, costruire, quindi propone comunque alcune cose diverse dai soliti, diciamo, dalle esperienze classiche che offrono Resident Evil e Skylanders. Speriamo che Disney, no Disney, che Warner Bros. Cambi presto idea. Il gioco, se non mi sbaglio, è uscito già in diverse parti del mondo. È uscito, mi sembra, in Gran Bretagna, è uscito in America, sicuramente sarà uscito, forse anche in Germania, Francia, in Italia inspiegabilmente non è uscito.
e non abbiamo capito il perché. Tant'è vero che quando il gioco è stato annunciato non abbiamo neanche ricevuto i comunicati che riceviamo di solito, e quindi c'era venuta il sentore, diciamo, quel presentimento, no? Poi è stata arrivata la conferma. Ok, dovrebbe mancarci poco. E i personaggi poi possono usare anche la forza. Possono, in questo caso con il tasto R2 si lancia la spada. Se il personaggio aveva un'arma, una pistola, poteva sparare, come ad esempio Leila, che vi farò vedere dopo. No. Dai, è molto bellino questo livello, eh? Semplice però. Non è fatto male. Qui c'è un altro. Vediamo un po'. Tra l'altro, se non mi sbaglio, anche il nostro buon macchina si stava dilettando nella creazione di un livello, poi chissà se ci è riuscito. Io ammetto di averci provato a creare un livello, però se mi ci mettevo, se mi dedicavo alla creazione dei livelli, non giocavo più a nient'altro, quindi ho preferito evitare, diciamo, perché davvero richiede comunque davvero tanto tempo la creazione di un livello. I risultati sicuramente sono garantiti, perché si possono creare davvero cose incredibili. Questo è un livello comunque abbastanza semplice, però per farvi capire, si possono anche creare gli script, si possono ad esempio mettere le auto, i veicoli sullo sfondo che camminano per fatti loro, no? Ad esempio per inscenare una battaglia, no? Giusto per fare un esempio, insomma, si possono davvero creare tante tante cose. Ok, abbiamo aperto la porta, vediamo cosa c'era. C'è un po' di pop-up in questo livello. Andiamo a vedere un altro personaggio? Ma no, sì, perché no? Eccolo qui. Non sai stare un giorno senza di me, Beh? Tra l'altro, i livelli creati dagli altri giocatori si possono anche. Non ho capito che sta succedendo. Ecco, diciamo che l'effetto grafico è rivedibile, però, vedete, in questo caso chi ha creato il livello ha fatto in modo di combinare, no? Due zone in questo modo. Dobbiamo andare al vulcano. Io questo personaggio qui l'ho Questo non farlo più, Anakin. potenziato comunque, vedete. Adesso vi faccio vedere anche l'albero delle abilità, perché i personaggi ovviamente utilizzandoli aumentano di livello e possono essere potenziati, no? Abbiamo sempre la parte dedicata alla salute e alla difesa. Vedete, poi abbiamo. Questo è l'attacco speciale che si fa con R1. Queste sono le combo basi, che si fanno tutte col triangolo, però, ad esempio, mettendo una pausa tra una pressione e l'altra si fa una diversa combo. Queste invece sono dedicate alla forza, ovviamente. E poi, vabbè, informazioni sui personaggi. Si può anche fare un reset delle abilità. Quando dovrete fare il salto della forza, diciamo.
Ecco, in questo caso per imbrogliare si potrebbe usare Iron Man. Noi ce l'abbiamo. Lo sfruttiamo, no? Porca miseria. Una statuina. Ecco qui. Dovremmo andare qui. Una vasta selezione, devo dire. Vediamo, qui si può anche potenziare. Vediamo cosa che ci posso mettere. C'ho 8 punti abilità, ma da quant'è che non lo toccavo? Allora, sì, potenziamo a casaccio tanto. Cosa che dobbiamo fare? Ok. I personaggi ne abbiamo davvero tanti. Abbiamo poi, per quanto riguarda per esempio il mondo Marvel, abbiamo Spider-Man. Abbiamo. Adesso vedete cosa ha fatto. Ha utilizzato quella piccola scenetta per collegare quel livello con un altro. E infatti adesso il gioco lo sto costruendo proprio per farci continuare a giocare. Abbiamo Spider-Man, Atom, Vedova Nera, Thor, Iron Fist, abbiamo Rocket Raccoon, Star-Lord e Gamora. Sì, Gamora. Poi abbiamo nel mondo di Disney in generale, invece abbiamo quello degli Incredibili, il cui nome adesso mi sfugge. Abbiamo Sully di Monster & Company, Jack Sparrow. E poi abbiamo Topolino e il Paperino che ho fatto vedere prima. Ah, Hulk anche per il mondo Marvel. Vedete, adesso c'è una bella sequenza in cui a bordo di un veicolo. E porca miseria, però non salta. Perché non salta? No, carino però questo livello, dai. No, abbiamo ucciso il dinosauro. Diciamo che possiamo un po' imbrogliare utilizzando un personaggio che vola. Ce l'ho fatta, grazie. Abbiamo imbrogliato. Adesso andiamo al playset. Ah, però continua. Beh, però se l'è costruito bene questo livello, eh. Ma bisogna fare i complimenti all'autore perché ha fatto comunque un buon lavoro, devo dire. Andiamo a provare un altro personaggio. Vediamo un po' chi possiamo prendere. Così vi faccio vedere. Eccolo qui, faccio vedere. Rocket Raccoon, bellissimo, devo dire, il personaggio, quanto è bellino.
Le statuine, devo dire, sono tutte bellissime, sono tutte costruite davvero. No, sono tutte costruite benissimo da. Adesso lo trovo un altro giocatore, vuoi condividere? Sì, condividi. Congratulazioni! Questo personaggio Infinity ora è collegato al tuo Ci sono questi personaggi, io li ho usati in Disney Infinity 2 e in Disney Infinity 3 ancora non li avevo utilizzati. Questo livello deve essere dedicato al mondo di Arlo, che è il film della Disney uscito settimana scorsa, mi sembra. Vedi, Rocket può sparare con le due armi. Classica sfida a tempo. No, però bisogna fare comunque i complimenti all'autore di questo livello, perché pur nella sua semplicità, devo dire, è molto carino. Considerando che io non riesco a inventarmi neanche la metà di quello che ha fatto lui. Poteva costruirlo un pochino meglio, no? Perché il personaggio non salta. Ecco qui. Ecco, diciamo che ci mancano qualche rifinitura, però vabbè, pazienza. Ecco, in questo caso ad esempio, adesso ci manca quelle piccole rifiniture. Ah, prendiamo un altro personaggio, prendiamo uno che vola sempre. Se non mi sbaglio, Atom vola, sì, eccolo Atom. Adesso dobbiamo aggirare il problema. Ignoravi e facevi il pisolino più profondo del mondo. Ah, però abbiamo sempre il dinosauro. Non mi fa neanche scendere il personaggio dal dinosauro. No, adesso siamo messi bloccati qui. No, siamo rimasti bloccati perché non mi fa scendere il personaggio. Vabbè ragazzi, torniamo alla scatola dei giochi. Esci. No, vabbè, che serviamo a fare? Tanto non ci tornerò pur volendo. Esci. Adesso faccio vedere qualche altra statuina. Allora, l'ho fatto vedere anche Atom. Allora, abbiamo poi sempre nel mondo Marvel. Abbiamo. Queste ci sono state inviate lo scorso anno da Disney. Vedova Nera, eccola qui. Spider-Man, molto bello Spider-Man. Poi vediamo che altro farvi vedere. Un attimo ragazzi, che li devo mettere un pochino in ordine, sennò qui mi cade tutto. Vediamo un po'. Eccolo qui, questo è Iron Fist. Non so se si vede bene, eccolo. Molto bello anche lui. Tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti nel gioco, perché calci e pugni, ma molto forte, molto veloce, devo dire. Poi, sempre restando a tema Marvel. Allora, abbiamo Gamora. Eccola qui. Poi abbiamo Star-Lord. Questo è dal mondo dei Guardiani della Galassia. Infine, eccolo qui, abbiamo Thor, che non si vede benissimo perché la camera è
Te l'ho fatto vedere. E poi vabbè, io direi evitare quelli della Disney perché c'è Jack Sparrow, Incredibili e Monsters & Co. Va bene, dai. Io direi di andare a giocare il playset. Siamo una partita nuova, che personaggio ci mettiamo? Allora aspettate un attimo che li metto un po' a posto, così dopo. Così non ci confondiamo in caso dobbiamo prendere un altro personaggio. Intanto faccio partire il playset, dai. Ragazzi, per qualsiasi cosa vi ricordo che c'è sempre la chat, mi raccomando. Ok. Ma la può. È impossibile metterli tutti a posto. Tra l'altro, Bladefener, ora che ci penso, nel playset non posso usarlo subito perché posso utilizzare Han Solo, Luke e Leia. Gli altri personaggi sono compatibili, però bisogna prima trovare un gettone nel mondo di gioco che li sblocca, diciamo. Quindi volendo Bladefener non lo posso neanche usare, purtroppo. Vabbè, alterneremo i tre che abbiamo. Questo playset l'avevo solo iniziato, tra l'altro. Però vabbè, abbiamo giocato un'oretta, quindi iniziamo uno nuovo. Iniziamo una nuova partita. E ora portiamo questa unità R2 al sicuro su Tatooine. I piani che trasporta permetteranno alla ribellione di mettere fine all'impero. Come preferisci, principessa, andiamo! Chewbacca è un personaggio che mi piacerebbe molto avere. Ma sarà sicuro R2? Consegna i piani, feccia ribelle. Oh, cielo! Missione diplomatica ad Alder. Lord Fener, abbiamo catturato i ribelli. Godrò a guardarlo mentre mi storce la verità. Bella prova, Ian. La ricompensa è secondo. Dobbiamo trovare quei droni. Noi non abbiamo tutti i personaggi. Manda giù una pattuglia, però per dobbiamo avere quei. Mi piacerebbe piani. Davvero averne qualche altro, perché ad esempio Chewbacca è molto carino. Che cos'è? Poi c'è Boba Fett, che però verrà messo in commercio a gennaio, perché fino per il momento è esclusivo di chi ha acquistato la PlayStation 4 in edizione limitata dedicata appunto al gioco. Ma adesso dobbiamo pilotare la capsula. Boba Fett, che però è molto bello, speriamo di riuscire a trovarlo, che quando verrà messo in commercio, che non farà la fine degli Amiibo, cosa che dubito, perché Disney, devo dire la verità, è sempre stata molto corretta da questo punto di vista. Non ha mai fatto, non ha mai avuto problemi di distribuzione come Nintendo, che con gli Amiibo, secondo me, si è inventato una cosa incredibile. Ha fatto un qualcosa che comunque gli sta dando i risultati. Però mettere alcune statuine in edizione limitata per il collezionismo è una cosa che mi infastidisce molto, perché alla fine devi dare la possibilità a tutti di trovare le statuine, no? Dobbiamo mettere un personaggio. No, mettiamo qualcuno che spara, va? Ecco qua. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo, si può anche giocare in cooperativa. Indica la direzione e la distanza dell'obiettivo della tua prossima missione. A schermo condiviso, basta mettere un altro personaggio sull'apposito spazio.
È vero, un secondo joystick, ovviamente. Questo personaggio l'ho anche iniziato a potenziare. Sì, mi ricordo che ho giocato forse poco più di un'ora, però vabbè. Vedi, ci sono vari combo da sbloccare. Ah, fatemi vedere un po' le... Ah, ci sono le missioni poi, ovviamente. Devo ricordarmi un po' le abilità che ho sbloccato, così le utilizziamo in combattimento. Ok. Va bene. Ok, ci siamo, dai. Va bene. In questo caso il gioco diventa più uno Viaggio turbolento. shooter Non in posso terza credere che persona, sia molto riuscito a semplice, essere molto abbattuto. basilare, quando avete un personaggio che spara. Io direi di cominciare a raccogliere già adesso, perché ricordo cosa succede dopo con queste monete. Quindi le raccogliamo già subito. Pronto? Le mie scuse, ho dimenticato di aver spento il comunicatore. Comunque, R2 e io abbiamo trovato il generale Kenobi. Ora, per favore, venite in fretta. Tutti sanno che bisogna restare fermi quando ti vedono. Si possono fare le varie combo sbloccando. Dopo averle sbloccate, ci Vedo che se sono uso anche bastoni gaffi sono all'altezza diverse del posto. combo. Meglio te che me. Queste sfere blu sono praticamente la moneta di Disney Infinity 3. Questi si possono spendere per acquistare nuovi oggetti da utilizzare poi nella scatola dei giochi, ovviamente. Ci sono poi R2 ha quelle capitato qualcosa di le più stelline, importante. diciamo, Sta le venendo sfere verso verdi di che voi. sono State dedicate alla salute, attenti. quelle viola che riempiono quella barra che vedete vicino alla faccia del personaggio in alto a sinistra, che è l'attacco speciale. Ci sono poi Quando alleggeri i quelle, tuoi nemici le con sfere armi arancioni che avanzando, invece sono stimi facendo dedicate fuoco in a, questa direzione. Alleggeri i tuoi nemici, li renderà vulnerabili, come si permettendoti di arrivare più chiama? tardi. Vedete, questo è un altro attacco sbloccato. Sono dedicate alla barra esperienza, così il Meno male. personaggio può aumentare di livello, no? Raccogliendo. Infatti, vedete la barra, quella che è quella sotto alla faccia del personaggio. Neanche se avevo cominciato ad utilizzare un poco, vediamo. Non ricordo neanche il livello di difficoltà che ho messo. No, lei non l'ho proprio utilizzata. Adesso vediamo un po'. Dicevo, io non ricordo neanche il livello di difficoltà, perché io di solito lo mettevo difficile, perché il gioco è abbastanza semplice. No, cioè, abbastanza semplice, è normale, quindi per avere un minimo di difficoltà in più. Giusto quel poco per non annoiarci. Sì, perché io ricordo quando giocai
al playset per quelle poche ore. Leila non la utilizzai proprio. Non so voi, ma io ho fatto il pieno di ospiti indesiderati. Vi prego, amici, entrate. Padrona Leila, lei è salva. Oh, grazie al creatore. Generale Kenobi. Generale, sei Obi-Wan Kenobi. E perché hai fatto tutta questa strada per trovare un vecchio? Questo banco di memoria dell'unità R2 contiene informazioni. Del caso che io sia il comandante del Millennium Falcon. È la nave più veloce della galassia. Se mi permette, comandante Solo, Jabba the Hutt potrebbe averle messo la nave sotto chiave a Mos Eisley perché non gli ha pagato i crediti che gli deve. Me ne ero completamente dimenticata. Grazie, 3PO. Non c'è dubbio che si presenterà una soluzione a Mos Eisley. Luke, aspetta un momento. Questa è l'arma di un cavaliere Jedi. Apparteneva a tuo padre. Mio padre era un ufficiale di rotta su un'astronave da carico. Tuo padre era il miglior pilota stellare della galassia ed era un buon amico. Com'è morto mio padre? È stato ucciso da un giovane Jedi che fu sedotto dal lato oscuro della forza. Quell'allievo era Darth Fener. Fener ha ucciso mio padre? Con l'addestramento credo che anche tu possa diventare un Jedi. Vieni, non facciamo aspettare i tuoi amici. Fener. Allora, sto guardando un po' le notizie per da commentare magari dopo. Volevo dirvi che un po' di appuntamenti della settimana, così stiamo un piccolo calendario. Ci vediamo sicuramente domani sera, o almeno spero, dipende dai server se funzionano, con la beta di Uncharted 4. La beta doveva uscire, inizialmente doveva i server dovevano venire aperti il 4 dicembre, però Sony ha deciso di anticipare a domani. Quindi domani sera sicuramente con Uncharted 4. Di tutto per aiutare l'alleanza. E poi sì, potrei farvi vedere altre cose, però vediamo un po', dipende anche da quello che mi arriva, perché con The Crew Wild Run abbiamo avuto un pochino di problemi, no problemi, abbiamo avuto delle incomprensioni sulla spedizione, perché il gioco mi è stato spedito solamente questa settimana e ancora non l'ho ricevuto, quindi probabilmente se dovessi riceverlo ne farò una diretta la settimana prossima su The Crew. Poi comunque il grosso delle uscite ormai, i giochi sono usciti quasi tutti, quindi vedete, questo è uno dei gettoni personaggi che vi dicevo prima, no? Adesso ho sbloccato, ho preso questo gettone e posso utilizzare Obi-Wan Kenobi in questo playset. Così vale per tutti gli altri personaggi che non fanno parte della storia, diciamo, di questo playset. Sempre personaggi di Star Wars, eh? Mi raccomando, non i personaggi Marvel, questi non possono, sia quelli Marvel che quelli Disney non possono entrare nel playset. Questo è un distributore di esperienza che però non funziona. Vedete, questi qui si possono anche, si può salire in groppa e utilizzarli. Allora noi dobbiamo andare a fare le missioni. Poi comunque dicevo, ormai i giochi sono usciti quasi tutti, quelli importanti, perché Just Cause 3 ad esempio è uscito e in relazione è stato assegnato al nostro VLF, il nostro Simone. Poi
poi Just Cause 3 c'è Simone, poi c'è Rainbow Six Siege che però ci è arrivato su Xbox One, quindi io purtroppo e con grande tristezza non posso farci una diretta perché mi sarebbe davvero tanto, mi sarebbe piaciuto davvero tanto recensirlo quel gioco, però purtroppo e niente, quindi diciamo che in questo mese sono un po' a corto, diciamo così. Però magari potrebbe arrivare qualcosa, perché comunque la settimana prossima dovrebbe uscire ad esempio Among the Sleep su PS4, non so se ci arriva un codice e quindi qualche giochino magari un po' più piccolino possiamo fare, ecco, delle dirette un pochino diverse, ecco, diciamo delle dirette più che piuttosto che fare delle dirette informative, diciamo, possiamo fare delle dirette di semplice intrattenimento, che giochiamo per un paio d'ore a un gioco e così via, ci divertiamo un po' insieme. Ad esempio la settimana prossima esce il DLC di Star Wars Battlefront, Battle of Jakku, una diretta credo che la faremo sicuramente sul gioco, così vediamo un pochino la nuova modalità inclusa nel DLC e vediamo anche le nuove mappe, perché ci dovrebbero essere due mappe nuove, quindi magari una serata lì la spendiamo. Ho sentito di te da qualche amico, ho tempo per qualche corsa prima di andarmene e ho gli speeder, ti va una sfida? Va bene. Queste sono le fasi di guida. Ci sono anche le derapate, diciamo. Fino a 3 stelle per ogni missione per completare obiettivi facoltativi. Guarda il tuo registro missioni per rigiocare le missioni e guadagnare un nuovo livello. Pensiamo ancora un po' al personaggio. Un altro punto abilità. Adesso utilizziamo un pochino il nostro un altro personaggio. Ma anche questo l'ho utilizzato. Allora, fammi ricordare un po' le missioni. Eccole qui. Allora, qui abbiamo tutte le missioni. Queste sono quelle completate. E queste invece sono quelle disponibili. E queste quelle attive. Allora, liberi il Millennium Falcon. Ah, ecco perché dicevo che mi servivano i crediti, perché dobbiamo estinguere il debito con Jabba the Hutt e liberare quindi il Millennium Falcon. E allora andiamo a fare un pochino di missioni, andiamo a prenderle un po'. Le forze imperiali che uccidiamo perché pare brutto lasciarli così, no? Missione. Beh, hai dimostrato di saper correre, non c'è dubbio. Ti dirò, forse mi puoi dare una mano. So come ottenere un paio di skyhopper e correre sul serio. Ci basta costruire un hangar. Sono pronto. Questi problemi di telecamera. Ok, dobbiamo andare qui. No. Ah, lì, dove c'è un numerino. Tra l'altro ho approfittato, ho provato di dirette così, senza
diciamo, non dedicata ai giochi di ultima uscita. Con il Black Friday ho recuperato Drive Club. Non è sconto su PlayStation Store insieme al Season Pass, quindi magari una diretta la si potrebbe fare la settimana prossima. Vediamo un po', dai, dipende da come sarà il calendario. Devo mettere l'hangar. Servono più crediti. Ok, mi servono crediti, quindi andiamo a fare altre missioni. Ci vuole un animale per bloccare la porta. Beh, nel mondo del gioco ci sono anche questi collezionabili. In questo caso abbiamo l'ho fatto, sì. Ne sono 100 di quelli, dovrei ucciderli tutti e 100, cosa che non credo di riuscire a fare. Va bene. Esperienza. Proprio quello che mi serve. Possiamo anche aumentare di livello. Allora, no, la salute adesso non ci interessa. Concentrazione della forza, ma perché no? Se sblocchiamo l'abilità speciale. All'inizio comunque si aumenta di livello in modo abbastanza semplice, poi ovviamente mano a mano che più si va avanti di livello, più tempo c'è bisogno, no? Per fare l'upgrade. Va bene. Forse possiamo entrare nelle grazie di Jabba se lo aiutiamo. Ok. Forse. Trova uno degli oggetti rari di Jabba, il collezionista. Ecco qua. Dove dovrebbe andare? Guidami. A saperlo. Lì. Credo. C'è una freccia. Vediamo un po'. C'è qualcosa che non quadra con le tempistiche qui. Dai. Su. Veloci, veloci. Robert
Chubastuka Kiki Mojali Pachi Fami. Ok, l'abbiamo trovato. Yopa Chubata Tinka di Inca Punga. Gita. Da quanto tu già boma isa tinka takafa binta gordo in atatu. Poi io stavo a proposito di diretta, io un'altra cosa a cui stavo pensando di fare, visto che parlavamo di Uncharted, stavo pensando di fare un road to Uncharted 4, quindi giocare tutti e tre i capitoli della saga, inclusi nella raccolta, di giocarli in diretta con voi. Stavo pensando, magari si potrebbe fare un appuntamento a settimana, tanto da qui al 18 marzo comunque c'è tempo, magari quando non so cosa farvi vedere in diretta, quando non ho niente da giocare, diciamo, potrebbe essere un'idea. Ovviamente il danno procurare gli attacchi a distanza, no, questo. Io tra l'altro devo anche finire Metal Gear, finire, devo riprendere Metal Gear, oggi ci ho giocato un'oretta dopo l'ultima diretta che avevamo fatto insieme, quindi è passato un mese, perché da allora non c'ho più che giocare purtroppo, quindi anche lì devo recuperare un po', quindi volendo di dirette ne possiamo fare a chiusa, diciamo. Allora, perché dice il pallino giallo? D'accordo. Forse sta giù. Forse. Siamo un veicolo. Beh, altro che veicolo. Allora, vediamo un po' che possiamo fare. Raggi, topi, raggi. Possiamo ancora aumentare di livello e noi andiamo a sbloccare qualche altra cosa. Ok, adesso, le missioni che ci danno adesso sono abbastanza semplici, perché comunque dobbiamo fare i soldi da consegnare a Jabba, quindi adesso diciamo che sono missioni molto basilari, poi più avanti sicuramente ci saranno missioni un pochino più articolate, no?
topi. Mira, non è carta. Poi dove sono? Non ho capito perché la mappa non me li segnala tutti, però. Vabbè, basta salire un pochino sopra per trovarli. Un altro, vediamo. Forse sta sopra. Ci abbiamo ore, che abbiamo 2 minuti appena. No. Sì, un altro. Dove dobbiamo buttarlo? Ecco. Ce ne manca uno. No. Vabbè, dai. Stasera pessima mira in fatto di platform. Ok. Ecco l'ultimo, credo. Va bene. Ehi! L'altra missione. Un hangar, però questo con l'hangar voleva i soldi, mi ricordo, quindi direi di evitare. Salva la feccia. Qui. Dobbiamo liberare i prigionieri. Credo che tutti abbiano problemi con i sabbipodi. Almeno avrò qualche credito per questo. Quindi dobbiamo prendere un po' di notizie, va? Un attimo ve le prendiamo. Così parliamo di qualche argomento mentre usiamo i luoghi delle missioni. Fancina. Allora, Chrome. Aumentiamo di livello intanto. Ancora? Non credo che ci riprova. Smettila. Intanto questi però, a furia di fare così, mi stanno colpendo.
Allora. Ancora, non finiscono. Aia, sono troppo bassa. Allora, vediamo un po' che ci sono notizie interessanti della giornata. No, mostra le tagli missione, perché non c'ho le 3 stelle? Ah, perché volevo farla con Ian Solo, vabbè. Alla fine non si ottiene nessun bonus particolare per le 3 stelle. Vediamo un po', ci sono notizie interessanti. La Square Enix, che ci ha fornito un po' di aggiornamenti sullo sviluppo di Final Fantasy XV. Buona notizia, per fortuna, in quanto non ricordo chi, un certo Satoshi Kitade ha affermato che in pratica il gioco è giocabile dall'inizio alla fine. Il problema qual è? Che ovviamente adesso il team deve ottimizzare il tutto, deve accertarsi che non ci siano bug, che tutto funzioni al 100% e così via. Insomma, le solite cose, no? Adesso ormai il gioco ormai dovrebbe essere, credo, in fase beta, quindi la parte importante è stata fatta. Almeno spero, voglio sperare che sia così. Dicevo, lo sviluppatore diceva che in pratica la prima parte funzionava, era quasi finita, dove il team deve concentrare molto i suoi sforzi, e nella seconda parte deve essere un pochino rifinita. Quindi magari buone notizie, insomma, no? Speriamo. Io più che Fantasy 15 vorrei questo benedetto Kingdom Hearts 3. Deve uscire il trailer al Japan Expo, il trailer al Japan Expo, e finora non abbiamo visto un tubo. Beh. Datemi Kingdom Hearts 3, vi prego. Per tre ore, devo dire, sono stato abbastanza fortunato, perché l'altra volta in diretta nominai il trailer di Capitan America Civil War, che ancora non si faceva vedere, e settimana scorsa il trailer è stato mostrato finalmente. Tra l'altro, a proposito di supereroi, stanotte faranno vedere quello di Batman contro Superman, il nuovo trailer, e anche lì c'ho un certo hype. Perché il Batman di Ben Affleck mi piace, no, tutti lo hanno criticato, eccetera, eccetera, però Ben Affleck è un bravo attore. Il problema è che si porta con sé quell'orribile Daredevil, che non era neanche colpa sua, purtroppo. Allora, dove dobbiamo andare? Missioni, recuperi cuccioli. Ma sto senza veicolo né niente. Porca miseria. Lì c'è un oggettone. Dai, allora, speriamo bene in questo Final Fantasy 15. Speriamo che di vedere presto qualcosa di nuovo su Kingdom Hearts 3. Si parlava addirittura di un'uscita del remake. Io la notizia l'ho postata per dovere di cronaca, però
credibilità zero, secondo me. Cioè che Final Fantasy VII, il remake di Final Fantasy VII, potrebbe uscire a fine 2016, entro il 2016. Io la notizia, ripeto, l'ho postata perché mi sembrava giusto postarla, ecco, però non ci credo proprio, perché gli sviluppatori hanno sempre detto che erano in alto mare, considerando anche che c'è Kingdom Hearts, c'è Final Fantasy XV. Secondo me sarà, di questi tre, il remake di Final Fantasy VII sarà l'ultimo progetto che vedremo. Io tra l'altro non ricordo neanche quando cade. Qualcuno mi diceva sul forum di Console Tribe che l'occasione giusta poteva essere il la statuina, cioè il gettone di Boba Fett. Ad avercelo Boba Fett. Dicevo, se non mi sbaglio, è il 2017, il 20° anniversario, no? Di una stupidaggine. Non ricordo se è 2017 o 2018. Comunque qualcuno diceva che l'occasione giusta potrebbe essere il 20° anniversario di Final Fantasy VII. Quindi magari far uscire il remake proprio per festeggiare potrebbe essere un'idea. Assolutamente sì. Vediamo quando era uscito. Io non ricordo, sinceramente, scusatemi per l'ignoranza, però in quel periodo io avevo 4-5 anni, quindi sui JRPG, sui Final Fantasy in generale. Aia. 97. Allora sì, potrebbe essere un'idea far uscire il gioco nel 2017. Perché no? Speriamo. Però io ripeto, secondo me nel 2017 vedremo Kingdom Hearts 3. Secondo me sarà 2016 Final Fantasy XV, 2017 Kingdom Hearts 3 e 2018 il remake di Final Fantasy VII. Credo. Poi magari posso anche sbagliarmi. Io prima vorrei questo Kingdom Hearts 3, poi possono fare quello che vogliono in Square Enix. Basta che non si dimenticano poi dei giochi occidentali, che a me le serie che occidentali che Square Enix piacciono molto. Deus Ex esce il prossimo anno. È una grande serie, Hitman io lo adoro, c'è Hitman, poi aspetta che altro c'è, Tomb Raider, Just Cause che è uscito tra l'altro recentemente. Insomma, Square Enix ha delle belle serie in occidente, tutte quelle acquistate da Eidos Montreal, anzi no, da Eidos, punto. Eidos Montreal è il team di sviluppo. C'è Tiff, mi piacerebbe tanto un secondo Tiff. Devo ancora giocare il primo, che ricordo ce l'avevano regalato col Plus su PS3. Devo ancora giocarlo, però posso già dire che mi piacerebbe avere un Tiff 2. Poi magari cambierò idea quando giocherò a Tiff, però giocarlo su PS3 sinceramente, quando c'è anche su PS4, un pochino mi infastidisce. Dobbiamo consegnare il cucciolo, dobbiamo portarlo. Dove dobbiamo portarlo? Questo è il cucciolo. Sì. Tagli lì. Uno. Poi un altro, dobbiamo prenderlo lì. Ok, andiamo avanti. Ah, c'è poi sempre Square Enix, eh? C'è Sleeping Dogs. Non ce lo dimentichiamo, Sleeping Dogs. A me il primo piacque molto. Io diciamo che ero un fan della serie True Crime, quella di Activision. Infatti Sleeping Dogs era nato come, non era nato inizialmente come un true crime, però Activision, dopo aver visto il tipo di progetto, decise appunto di voler creare un nuovo true crime. Poi sappiamo tutti che brutta fine ha fatto True Crime Hong Kong. Activision abbandonò
così all'improvviso il progetto, secondo me è una grandissima stupidaggine. Square Enix acquistò il brand, no, meglio, più che il brand acquistò i diritti sul videogioco e lo trasformò in Sleeping Dogs. C'era un ottimo gioco su PS3, anche il Remastered non è fatto male. Infatti, se non mi sbaglio, gli diedi 75 Remastered. Comunque è un bel open world. E poi che altro c'è? Allora, Square Enix in occidente, questi sono, mi sembra, VP. Poi vediamo un po', allora, ah, Rocket League che potrebbe uscire su Xbox One. Infatti il gioco è stato valutato dall'ente taiwanese, e a proposito di ente taiwanese è stato valutato anche, udite udite, Resident Evil 6 per PS4 e Xbox One, quindi preparatevi all'ennesimo remastered. Non è la prima volta che viene valutato Resident Evil, perché è già comparso sulla rating board giapponese o cinese, non ricordo, coreano, era rating board coreana. Resident Evil era apparso lì, quindi sicuramente il remastered lo faranno, perché quando un gioco viene valutato dall'ente che si occupa della rating board, la rating board, è sicuro, ragazzi. Infatti ho già, nel caso di Rocket League, ho già pronta la scheda del gioco per, in versione Xbox One sul sito. È una certezza, fidatevi, così, ormai sono anni che scrivo le notizie ed è sempre stato ufficializzato poco dopo. Tra l'altro, a proposito di giochi valutati, una notizia che a me ha fatto molto piacere, ovvero Dirt Rally per PS4 e Xbox One, che è il gioco di Codemasters, che è uscito solo su PC al momento, su Steam, ed è in Early Access. E il gioco è stato valutato anche su, non ricordo da quale ente, forse l'australiano, però comunque è stato valutato e uscirà anche su PS4 e Xbox One. Probabilmente in questo caso l'annuncio potrebbe esserci o è The Game Awards, se lo vogliono fare presto, o è The Game Awards al PlayStation Experience, perché questa settimana, ragazzi, ci sono due eventi molto importanti, che sono i Game Awards e PlayStation Experience, di cui ne parleremo tra poco. Quindi questo mi sembra a proposito di rating board, questi sono giochi comparsi ultimamente, quindi Resident Evil 6 su PS4 e Xbox One, purtroppo non ne sentiamo proprio il bisogno, devo dire. Poi Rocket League per Xbox One e Dirt Rally. Poi, a proposito di Rocket League, il gioco ha raggiunto la ragguardevole cifra di 8 milioni di giocatori. Gioca sia su PS4 che su Xbox, su PC. E si tratta comunque di una cifra impressionante, complice anche il fatto che il gioco è, come dire, stato regalato col Plus. Quindi questo ha sicuramente agevolato molto la cifra, cioè il gioco a diffondersi. Però comunque ha avuto un ottimo successo di critica, e poi gli utenti, insomma, sembra che lo abbiano apprezzato particolarmente. Io mi ci sono divertito un po', però non è che fa tanto per me quel gioco. Magari la possiamo fare una diretta, però non è quel gioco che, ecco, mi fa impazzire. Ha delle buone qualità, però lo capisco se piace, ecco. Quindi, vediamo altre notizie. Vabbè, Uncharted 4, no, Uncharted Nathan Drake Collection ha visto le vendite aumentare il 99% durante il Black Friday. Non il 99, il 999%. E vabbè, voi cosa avete comprato a Black Friday? Io devo dire la verità, in Italia almeno è stato, no, che pire, scusatemi, devo dire la verità, il Black Friday in Italia è stato, almeno per quanto mi riguarda, abbastanza deludente, perché ogni anno ci fanno le promesse che arrivano le super offerte e poi alla fine, meh,
molto me. E volevo prendere Assassin's Creed Syndicate, però sinceramente spenderci 40 euro in questo momento in cui sono stracolmo di giochi non mi sembrava il caso. E l'unico acquisto che volevo fare era South Park per PS3 a 12,50 euro, poi non l'ho più fatto perché non lo so neanche io il perché, però vabbè, poi mi ero dimenticato. E poi perché mi ero preso appunto Drive Club PS4 con tanto di Season Pass, e ho preso poi la Collector's Edition di giorni in digitale che contiene sia giorni che Flow e Flower su PS4. Io ammetto, non ho mai giocato giorni, lo ammetto, né Flow né Flower, e quindi ne ho approfittato. Alla fine 12,50 euro per tre giochi, sono 4 euro e pochi spicci ciascuno, quindi è una spesa che ho trovato giusto fare. Mentre Drive Club costava 13 euro ed è un'altra spesa che mi sono sentito di fare, perché alla fine 13 euro, ragazzi, no, aspettate, no, che personaggio se lo pensiamo, e alla fine 13 euro per un gioco di guida con tanto di season pass lo trovo giusto. Poi comunque è un gioco che ancora oggi viene supportato, a dicembre riuscirà anche il nuovo aggiornamento, quindi magari quando uscirà il nuovo aggiornamento a dicembre ci facciamo un live, magari. Vediamo un po' cosa potenziare qui. Ovviamente il danno provare gli attacchi a distanza, ma no, io direi di aspettare. Utilizziamo un po' lei là. Quindi per me il Black Friday è stato abbastanza povero. Non perché non volessi spendere, anzi ero pronto a spendere, ma perché non ho trovato niente di allettante. Diciamo che se trovavo magari un Assassin's Creed Syndicate a 30 euro non ci avrei pensato due volte. Questa città è piena di droidi da però spendere 40 euro per un gioco che non avrei iniziato subito non mi sembrava giusto, ecco. Altra notizia, vediamo un po'. Sarà annunciata la data di Amplitude, che è il remake del rhythm game di Harmonix. Che devo fare qui? Un attimo, lancia il droide nel cingolato. Okay. In quel cingolato. Amplitude, che è appunto il remake del rhythm game di Harmonix, e uscirà il 5 gennaio. Sì, 5 gennaio 2016. Ci sono anche le canzoni, la lista delle 30 canzoni, se andate su Console Thread c'è la notizia, con la lista delle 30 canzoni incluse nel gioco. Poi PlayStation Experience è stata annunciata, Sony ha annunciato la lineup che sarà presente in quel di San Francisco il 5 e 6 dicembre. Non sono solo giochi di Sony, ma Sony ha appena detto tutti i giochi saranno sullo show floor, quindi saranno anche giocabili. Era una lista davvero enorme, c'era ad esempio Dark Souls, giochi già usciti come WWE, ma giochi che usciranno prossimamente come Uncharted, quindi la lista era abbastanza corposa. Poi The PlayStation Experience, ragazzi, parliamo tra poco, perché parlare un po' dei desideri, dei rumor, insomma. Poi Avalanche Studios lavora su altri due giochi nuovi. Questi hanno appena finito di sviluppare, come si chiama, Just Cause 3, e già stanno a lavoro su altro. Su due progetti Action Sandbox, quindi chissà cosa sono. Qui che dobbiamo fare, neanche l'ho sentito. Trova tutti gli ingredienti. Andare qui. Sinceramente di Just Cause 3 ultimamente ho scritto brutte notizie, perché il gioco a quanto pare è afflitto da tantissimi problemi tecnici, cali di frame rate e quant'altro, insomma. Avalanche poteva fare sicuramente di meglio, considerando poi che Just Cause 3 è una loro IP e deve essere il loro, diciamo, canto del cigno invece. È un peccato, perché gli Avalanche sono comunque un team molto
talentuoso. Però, secondo me, ad Avalanche, così come Insomniac, ecco, giusto per citare un altro, sono quelle software house, sia Avalanche che Insomniac, ma se ne potrebbero citare tante altre, a cui manca quel poco per fare il salto di qualità, ma non ci riescono. Ad esempio, Insomniac ha fatto i Ratchet & Clank, che sono bellissimi giochi, che sia chiaro. Però ecco, come ha abbandonato i Ratchet & Clank? Resistance, con me, sono sincero. Ho giocato i primi due, mi hanno lasciato molto perplessi. C'ho il 3 da recuperare, magari a tempo perso lo recupererò. Fuse ce l'ho, l'ho anche acquistato, ma anche lì non ho avuto ancora la possibilità di giocarlo. Però non è, mi è sembrato, ho giocato giusto 5 minuti, mi è sembrato uno shooter abbastanza classico, no? senza ecco, avere niente di particolare. Fuse e Sunset Overdrive, che era esclusivo Xbox One, che anche lì ho sentito tante cose, cioè era un gioco divertente eccetera eccetera, però mi manca quel poco, quel pizzico in più ai giochi di Insomniac per essere degli autentici capolavori. E non ci riescono, cioè è più forte di loro, no? Non lo so. E la cosa comunque mi dispiace molto, perché sono comunque bravi. È la stessa cosa che tridiamo, non so perché come si chiamano, i Just Cause 3, o meglio i due, i tre Just Cause, io ho giocato i primi due, ho comunque un buon ricordo. Il mio problema era il Just Cause 2, io ricordo che era la ripetitività, cioè erano i due Just Cause erano ripetitivi fino alla morte. Avevano un mondo enorme, ma era abbastanza vuoto, e quindi alla fine era poco denso di contenuti, quindi rimanevi un pochino così, no? Abbiamo un oggetto raro per Jabba. No, per Chacha. La portiamo. E quindi Mad Max al nostro macchiaiolo è piaciuto abbastanza. Se non mi sbaglio, un 80. Mi sembra di sì. Che altro c'è che ha fatto Avalanche, no, Mad Max, Just Cause. Però comunque sono giochi, insomma, a cui manca sempre quel qualcosa per essere considerati dei veri e propri capolavori. È un peccato, perché appunto Avalanche, Insomniac, qualche altro sviluppatore che adesso mi viene in mente, insomma, si meritano di fare questo salto di qualità che al momento ancora non arriva, no? Non ho capito perché non adesso lo posso fare solo con chi usa la forza, mi sa. Vediamo, sì, infatti. Poi altre notizie. Ah, il Nintendo account arriverà a marzo 2016. Finalmente Nintendo ha deciso di comportarsi come fanno le altre compagnie, con un unico account, no? Finalmente. In Giappone le iscrizioni sono già state aperte, invece in Europa inizieranno il prossimo anno. Poi vediamo un po', vabbè, la nuova squadra di Ultimate Team, la squadra della settimana, Dontnod che ha parlato di Vampire, la loro nuova IP, Dontnod che è il team di, dell'ottimo Remember Me, e di Life is Strange. Insomma, sono uscite, Dontnod ha parlato un po' del gioco, ha detto che non verrà lanciato ad episodi come Life is Strange, per fortuna direi, perché il gioco non si resta con la struttura, perché si tratta di un RPG open world, no? E ha parlato un po' della storia e del fatto che la storia di Vampire ruota tutto attorno alla febbre spagnola?
Sembra di sì. E insomma, gli sviluppatori hanno dichiarato che svolge un ruolo importante nella storia, in quanto il protagonista è sì un dottore che deve salvare appunto le vite contagiate dalla febbre spagnola, ma è anche un vampiro, quindi dovrà decidere chi salvare, chi uccidere. È interessante, devo dire, tanto comunque è un bravo team di sviluppo. Remember Me secondo me era un bel gioco. Life is Strange non l'ho giocato, spero di riuscire a recuperarlo prossimamente magari. E però insomma mi fido di Mountain, non sono bravi loro. Poi vediamo, ragazzi, c'è il nuovo trailer, no, il primo trailer di Danganronpa. Danganronpa 3, Yo-Kai Watch, che ha raggiunto la serie incredibile cifra di 10 milioni di copie vendute. Sono cifre incredibili considerando che il gioco è uscito solo in Giappone. Tutti i giochi sono usciti solo in Giappone. Il primo di Yo-Kai Watch è uscito solamente un mese fa negli Stati Uniti. Quindi sono cifre fuori di testa, secondo me. Sono cifre importanti, no? Considerando che il gioco è uscito solo in Giappone. E addirittura può vantare davvero tante. Montare tutta una serie di merchandising, anime, fumetti, insomma, ha il suo seguito in Giappone. Tra l'altro, da quel che ho capito, è una sorta di clone di Pokémon, insomma, segue quel filone lì, quindi può essere interessante, potrebbe piacermi. Poi vediamo che altro c'è. No, non ci dovrebbe essere molto Resident Evil, vabbè, l'abbiamo già detto. Vertorelli ce l'abbiamo detto. Al PlayStation Experience, ma di questo comunque ne parleremo dopo. C'è un panel dedicato alla VR, al PlayStation VR, e la notizia è comunque positiva, perché vuol dire che probabilmente alla conferenza di Sony, che si terrà sabato 5 dicembre alle ore 19, può essere che Sony dedicherà pochissimo spazio alla VR, perché in conferenza giustamente ha poco senso secondo me parlare della realtà virtuale, che è una cosa che va provata, no? Quindi magari il fatto che ci dedichino un panel a parte può essere una cosa positiva, in quanto alla conferenza magari verrà solamente citata, no? La realtà virtuale. E non ci dovremo sorbire, non ce la dovremo sorbire in diretta, insomma. Magari alla conferenza si dedicheranno maggiormente sui giochi, i giochi importanti che vogliamo. Poi ci sono poi un mucchio di, a proposito di Sony e dei giochi importanti di Sony, ci sono un mucchio di informazioni sulla beta multiplayer di Uncharted 4, perché Naughty Dog ieri ci ha fatto un live stream e ha svelato un bel po' di informazioni. Sono pronta. Dobbiamo trovare la band. Le trovate, vi invito ad andare sul sito per trovare tutte le informazioni, perché era un elenco abbastanza lungo. Vi posso dire comunque che il client della beta è il grande 7 giga, e ci sono tante cose di fanservice e così via. Ragazzi, comunque andate a vedere la news sul sito, perché era molto interessante. Poi comunque vi ricordo che domani sera vi farò vedere il gioco su Twitch in diretta. Poi che altro c'è? Io direi di parlare un pochino dei Game Awards. Team di Rime, bel lavoro sulla realtà virtuale. Ok, dai, io direi di parlare un pochino di Game Awards e PlayStation Experience. Allora, andiamo in ordine. Prima Game Awards, che è l'evento più vicino, se non mi sbaglio si tiene la mattina del 4 dicembre, alle 3 di mattina se non mi sbaglio. Allora, noi sono le 3 di mattina, cioè ragazzi, dovremmo farci la nottata, io non so se me la faccio, ma
perché questi eventi solitamente sono un po', rompono un po' i cosiddetti ceri di famiglia, sono un po' noiosi, però ci faccio un pensierino, non lo so. Comunque, Game Awards sicuramente dei premi, vabbè, la butto giusto lì, ne parliamo brevemente. Io non ricordo neanche chi c'è, i candidati. Ricordo che manca Batman Arkham Knight, la cosa per me è gravissima, cioè ragazzi non può mancare Batman Arkham Knight come gioco migliore dell'anno, ma scherziamo. Cioè Batman Arkham Knight secondo me è il gioco più bello dell'anno e di questa generazione al momento, e il gioco manca come candidato a GOTY, secondo me è gravissimo, però vabbè. La butto lì, secondo me vince, eh? Non mi ricordo i candidati, quindi è inutile che la butto lì. Ma magari dei vincitori ai Game Awards ne parliamo domani sera, perché io adesso non me li ricordo proprio. Mi ricordo che c'è Metal Gear 5, Fallout 4, e tra i due non saprei che scegliere, in quanto no, non ho giocato Fallout, non l'ho giocato, e Metal Gear l'ho appena iniziato. Però magari qua li facciamo le scommesse, ma o li prendo, magari prendo dopo, vai, le nomination. Abbiamo sbloccato Darth Maul. Però non abbiamo la statuina, mi spiace. Poi, allora, dicevo, parliamo un pochino, perché comunque i Game Awards sono un evento importante in quanto ci sono tante world premiere. Ci ricordiamo gli altri anni, l'annuncio di Phantom Pain, con quel teaser trollone di Kojima. No, non so se vi ricordate, sono stati annunciati tanti giochi a questo evento, ricordo The Last of Us. Le serie di Telltale Games, ricordo che era stato annunciato ad esempio Tales from the Borderlands e Game of Thrones, quindi insomma di annunci più o meno importanti di World Premiere e quant'altro ce ne sono sempre state. Allora, Geoff Keighley, che è il presentatore, il giornalista che presenta l'evento, ha detto che ci saranno 10 World Premiere. Allora, ci sarà uno spazio dedicato a Oculus Rift, che se non mi sbaglio è il... No, non è il pre-show, no, no. Nel pre-show ci sarà Rise of the Tomb Raider, il primo DLC di Rise of the Tomb Raider, il cui nome adesso mi sfugge purtroppo. La Dura Band l'ho fatto? No, ce ne manca uno. Nel pre-show ci sarà quindi Rise of the Tomb Raider, il DLC. Poi durante l'evento sicuramente ci sarà un nuovo personaggio di Mortal Kombat X, che sinceramente presentare un personaggio di Mortal Kombat X ai Game Awards per me è un posto sprecato, vabbè. Ci sarà spazio per un annuncio importante, ci sarà L Palmer Lu Lucky o Lucky? No, credo Lucky. No, scusate, credo Lucky. Abbiamo sbloccato Ahsoka. Dedicato insomma a Oculus Rift, si parla di un annuncio importante, chissà che cosa sarà. Poi però passiamo alle cose importanti. Mortal Kombat X, sinceramente a me non me ne frega niente di Mortal Kombat X, odio picchiaduro, però a qualcuno potrebbe interessare. Però ecco, diciamo che dedicare uno spazio importante come Game Awards per l'annuncio di un personaggio, cioè non c'era altro da presentare, eh? Vabbè. Poi, passando alle cose importanti, ci sarà Quantum Break, la nuova world premiere di Quantum Break, che sarò molto curioso di vedere assolutamente. Quantum Break secondo me è uno dei giochi che potrebbe spingermi a comprare Xbox One se solo facessero questa benedetta Slim, perché io non so dove metterla quella console. Cioè, pur volendo, non c'è lo spazio. Magari se mi fanno una console che si possa mettere in verticale, la metto insieme a PlayStation 4, riesco a trovarci lo spazio, no? Ma adesso, pur volendo, perché ho trovato anche delle buone offerte, non posso prenderla perché non so dove metterla. Perché PS3 comunque ancora non la posso togliere. Quindi Quantum Break, ci sarà Quantum Break. E tra l'altro sul palco ci sarà l'attore, il cui nome adesso mi sfugge, però in pratica è l'attore che spara un colpo che rimbalza contro il bersaglio, ok. Che è l'attore che fa l'uomo ghiaccio in X-Men.
che presta il proprio volto per il protagonista di Quantum Break. Questo attore sarà sul palco dei Game Awards, quindi probabilmente presenteranno forse un nuovo video gameplay, o magari ecco, potrebbero far vedere uno spezzone tratto dalla serie televisiva. Può essere, che ricordo la serie televisiva è legata a stretto contatto col gioco, quindi potrebbero fare qualcosa del genere. Molto curioso di vedere Quantum Break, ripeto. Poi, altra cosa che non vedo l'ora è Far Cry Primal. Non vedo l'ora di vedere Far Cry Primal perché secondo me può rivoluzionare, forse un parolone, però ecco, può portare importanti novità al franchise. E sono davvero curioso di vederlo, Far Cry Primal. Speriamo in una bella presentazione corposa. E poi cosa ci sarà? E poi boh. E poi non sappiamo che altro. Si vocifera di Hideo Kojima, Geoff Keighley su Periscope. Non ha risposto con uno secco alla domanda. Quindi magari Kojima che non so, si vocifera che si è andato davvero da Konami, quindi magari annuncia l'apertura di un nuovo studio, un suo studio indipendente, oppure ha stretto una partnership con Sony, o che cacchio ne so, una nuova trollata in stile Kojima che ci annuncia un nuovo gioco come ha fatto con The Phantom Pain, no? Insomma, una cosa del genere, perché no? Ci speriamo. Magari, la butto lì. Vorrei tanto vedere la rede spirituale di Silent Hills, visto che Del Toro e Norman Reedus continuano a stuzzicarci sempre sull'argomento, quindi che ne so, magari due, anzi tre, perché Reedus, Kojima e Del Toro hanno davvero intenzione di lavorarci e quindi faranno una rete spirituale, perché no, ci speriamo, non insieme a Konami, ovviamente. Io ripeto, mi immagino la scena con Sony e Microsoft che si prendono a legnate pur di avere Kojima dalla loro parte. Poi, cosa altro vogliamo vedere? Sinceramente non ne ho idea. Cioè, saprei più cosa aspettarmi dal PlayStation Experience, per dirvi, piuttosto che da un evento come Game Awards, perché nei Game Awards potrebbero farti vedere qualunque cosa. Comunque, facciamo un po' di scommessa. Secondo me faranno vedere il nuovo South Park. Che il gioco è stato annunciato, però dopo le 3 è praticamente sparito. Quindi, secondo me, faranno vedere il nuovo South Park. Ci speriamo. Torneranno a far vedere perché, appunto, dopo le 3 il gioco è praticamente sparito, no? Il nuovo South Park. Poi, anche perché South Park è sempre stato un gioco legato molto ai Game Awards, ricordo sempre diverse scenette abbastanza divertenti che facevano vedere a questo evento, quindi secondo me qualcosa ci sarà. Poi, quindi a South Park, The Division non lo so, sinceramente credo di no, però può essere che qualcosa lo fanno vedere, non lo escludo. Il The Division, poi magari vediamo qualcosa di come si chiama? Quello esclusivo Xbox One, Record, magari. Visto di quel gioco non si sa niente di Record, che è il nuovo gioco di Concept GP sviluppato da Inafune, che è il creatore di Mega Man, Mighty Number 9, no? Quindi magari possiamo finalmente dare uno sguardo a quel gioco. Vabbè, questo è andato. Che deve uscire, se non mi sbaglio, entro i primi mesi del 2016. Però non abbiamo visto niente. Quindi è anche l'ora, no? Di vedere qualcosa. Hai acquistato un edificio hangar. Una volta completato, costruirai il veicolo volante appropriato per il tuo ambiente. Vabbè, costruisci hangar, dove lo metto? Così, sì. Ah, lancia il pack edificio sul terreno.
Poi, che altro possiamo... Cioè, io punto più a qualcosa di Xbox One, perché appunto PlayStation, avendolo il suo evento 2 giorni dopo, non ha molto da far vedere, no, ai Game Awards, quindi... Secondo me vedremo qualcosa di nuovo di Dark Souls 3, secondo me. Che altro c'è? Devo un po' ricordarmi. E che ore sono fatte? Oh, sono quasi le 11. Allora dobbiamo essere veloci, dai. Che tra una mezz'oretta vorrei chiudere. Quindi Dark Souls 3, secondo me, potremo vederlo ai Game Awards. Che altro? Vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. Sto pensando, sto spremendo, vi giuro, tutti i neuroni della mia testa. Anzi, quello un neurone. Quindi... sto pensando a qualche gioco più vicino a Xbox One, diciamo. Perché Dark Souls 3, ad esempio, fu presentato alla conferenza di Microsoft, no? Nuovo attacco, ok. Cosa che possiamo vedere? Cosa che possiamo vedere? Ah, ragazzi, oggi proprio il cervello non lo cura. Secondo me no, il nuovo Gears of War non lo vediamo, non credo proprio. Io immagino per il Gears of War una bella presentazione importante alle 3 dell'anno prossimo. Per il nuovo Gears. No, sto provando un po' a buttare lì qualche nome, qualche gioco. Secondo... Speriamo sicuramente che... Ecco, più che vedere giochi già noti, la speranza allora, di vedere sono piuttosto veloci e armati. Giochi vediamo nuovi, giochi non ancora annunciati. Pronto. O magari, se poi dobbiamo farci vedere, se proprio ci devono far vedere dei giochi già noti, che siano giochi di cui non abbiamo visto niente al momento. Ad esempio Far Cry Primal, abbiamo visto un trailer, basta. Quindi magari può essere giusto farcelo vedere. Dark Souls 3 ormai... C'è stata anche la beta, quindi secondo me è anche inutile farlo vedere. Io comunque, ragazzi, devo mettere un pochino a caricare il joystick, perché sennò tra poco si spegne. Eccolo qua. Scusatemi. Dicevo, di Dark Souls 3 ormai sappiamo vita, morte e miracolo, credo, quindi... Potrebbe essere inutile farcelo vedere. Io ovviamente Dark Souls 3 non so se ci sarà, no, la butto lì, ecco. Quantum Break anche, a meno che appunto la presentazione non riguarda la serie televisiva. Adesso guidiamo un veicolo. Ecco, vediamo un po' come funziona. Tanto per incrementare la sfida, ho aggiunto qualche bersaglio da colpire. Vai! Vedi triangolo. Fantastico! No, però... Anche quando un break, dicevo... Se mi fa vedere la serie televisiva, mi fa vedere, ecco, magari uno spezzone... Può avere senso la sua presenza. A Game Awards. Però il gioco, no? Se mi fai vedere il gioco, bene o male ormai lo conosciamo, Quantum Break. Cioè, un action in terza persona, uno shooter in terza persona abbastanza classico, con le meccaniche del tempo. Quindi, bene o male, Quantum Break lo conosciamo. South Park, ad esempio, abbiamo visto un solo trailer. Quindi può essere sensato farmi vedere South Park. Poi magari, ovviamente, io spero i nuovi annunci, però ecco, non so cosa aspettarmi, perché appunto si tratta di videogiochi, cioè diciamo che non ci sono stati rumor particolari finora, mentre da parte di Sony sappiamo i progetti che sappiamo, in linea generale, diciamo così, en passant, dei giochi che sono in sviluppo presso gli studi di Sony, ultimamente si è parlato poco degli altri giochi. Quindi chissà, magari vedere... Ecco, una cosa che vorrei vedere, a proposito di Star Wars, magari mi fa vedere solo un teaserino, però potrebbe essere interessante, il nuovo Star Wars di Electronic Arts.
che è quello di Visceral Games. Visto che la butto lì, potrebbe uscire l'anno prossimo o inizio 2017. Quindi magari fammi vedere quello, un teaserino giusto per farci, come dire, sciacquare la bocca. Potrebbe essere, non sciacquare la bocca, farci dare un assaggio, ecco, potrebbe essere interessante. Poi non so che altro, sinceramente, proprio di Electronic Arts, ecco, pensiamo a qualcosa di Electronic Arts. Ecco, magari facciamo questo giochino così, pensiamo a Software House, forse potrebbe farci vedere il nuovo gioco di Criterion. Ecco, la specie di racing game multi-evento di cui sinceramente abbiamo visto pochissimo. Vorrebbe farci vedere, magari la butto lì, un pizzico, ma proprio un pizzico di gameplay di Mass Effect Andromeda. Magari ci piacerebbe tanto. E poi l'Electronic Arts, non so che altro potremmo... Bah, no, non mi viene in mente altro l'Electronic Arts. Ubisoft, vabbè, Far Cry Primal ci farà vedere. Spero che non ci faccia vedere altro, perché bene o male gli altri giochi di Ubisoft, tolto a parte il South Park, no? E il Far Cry Primal, abbiamo visto un po' di tutto, quindi The Division ormai lo conosciamo com'è. Rainbow Six Siege è uscito adesso, For Honor il gameplay lo abbiamo visto, quindi è inutile farmi un'altra presentazione. Però secondo me potrebbe esserci. Che altro c'è di Ubisoft? Allora, Assassin's Creed direi che è un po' presto. Ma sicuramente ci sarà l'anno prossimo un altro Assassin's Creed. Ecco, magari a proposito di Ubisoft, un teaserino, la butto lì, un teaserino di Watch Dogs 2. Perché secondo me lo stanno sviluppando. Dicevo, secondo me Watch Dogs 2 lo stanno sviluppando, quindi potrebbe essere interessante il teaserino di Watch Dogs 2, anche se secondo me Ubisoft si tiene per sé le cose fino alle 3. Secondo me, ecco, Watch Dogs 2 lo potremo vedere più alle 3. È stato davvero un bel volo. Ma buttiamo lì. Credo il teaserino di Watch Dogs 2 non mi dispiace, perché Watch Dogs 2 l'ho apprezzato tantissimo. C'è un posto chiamato Beggar's Cave. Ok, questo è il Games Awards. Giusto così, dei nomi buttati in giù così. Per quanto riguarda il PlayStation Experience, invece, ci sono stati un pochino più di rumors nei mesi precedenti riguardo ai giochi sviluppo da Sony. Tanti topiraghi in giro, fulminali tutti. Tanti topiraghi, ah, ok. Quindi, che altro da Sony, PlayStation Experience, conferenza alle 5... No, scusate, il 5 alle 7 di pomeriggio. Cosa ci aspettiamo da PlayStation Experience? Allora, nuovo gioco di Santa Monica. Santa Monica ha anche fatto un teaser su Twitter, trovate anche la notizia sul Tribe. Ha pubblicato un teaserino dedicato al suo prossimo gioco, quindi probabilmente lo vedremo proprio a PlayStation Experience. Sinceramente spero in un God of War 4, anche se il teaser sembrava tutto tranne che collegato a God of War 4. Però ecco, magari un capitolo conclusivo con Kratos, dedicato all'avventura di Kratos, lo voglio, lo desidero, anche perché quel finale, il finale di God of War 3, credo per me lo sappiamo tutti, ha lasciato con un pochino di amaro in bocca, no? Quindi God of War 3, God of War 4, capitolo definitivo, chiude la saga, sì, perché no? Poi, sempre la Sony. Secondo me ci sarà un altro piccolo spazio in Uncharted 4. Poi... Mamma mia, sto giocando malissimo qui, eh. Sconfitti tutti i topi ragli, una parola. Poi... La Sony, che cos'altro possiamo aspettarci? Ci possiamo aspettare... Speriamo, io ci voglio sperare, perché lo sto aspettando fin troppo, il gioco di Sony Band. Magari, probabilmente vi avrò anche rotto un po' le balle con questo gioco, però porca miseria, sono... È un anno e mezzo che si parla di questo benedetto survival horror di Sony Band, che è il team di...